Quindi è una cattolica praticante. Sì. Quanto conta per lei questo? Conta molto, non tanto l'essere cattolica praticante, anche quello, ma certamente conta la fede. Io amo la vita di Gesù, amo leggere il Vangelo, dei passi del Vangelo mi danno fiducia, mi danno speranza, e penso che sia il libro, il testo più bello che sia mai stato scritto nella storia dell'umanità. Tante Ho letto che è andata a Medjugorje anche. volte. Cosa ci ha trovato? Ci ho trovato ogni volta una cosa diversa, certamente non c'è mai stata una volta che io non abbia trovato nulla lì. So che lei ha perso suo padre quando era ventenne. Lui era molto giovane, aveva solo 49 anni quando si è ammalato e se n'è andato in 5 mesi. Ecco, mi sono chiesta quanto un'esperienza del genere l'abbia cambiata o segnata. Molto, certamente quella è il prima e il dopo della mia vita, ti cambia per sempre e tu in quel momento sai che qualunque dolore o qualunque gioia tu la vivrai con un dolore scolpito per sempre. Però io avevo fede già prima, ecco questo voglio dirlo, non è stato un rifugio dopo un dolore, io ero già stata a Medjugorje anche prima della malattia di mio papà e probabilmente quei viaggi che avevo fatto prima mi hanno aiutato poi ad affrontare quel dolore terribile. Com'era suo padre? Le somigliava? Era bellissimo, quindi non so se mi assomigliava, certamente era bellissimo, un artista della vita e un uomo appassionato. Era un attore e anche un giornalista. Sì, è stato il più giovane giornalista professionista d'Italia, poi aveva la passione per il cinema, il teatro, ha fatto un film subito, giovanissimo, con Vittorio Gassman, diretto da Dino Risi, ha vinto il premio a Cannes come miglior attore con quel primo film, quindi poi ha continuato a fare un po' l'attore e ha fatto tante cose, anche teatro. Leggevo che è morto qualche giorno fa un grandissimo regista di teatro che si chiama Giuliano Basilicò, con cui lui ha lavorato tanto. Io mi ricordo che da bambina andavo alle prove a vedere Com'era Marianna Basilicò. da piccola? Ero molto studiosa. Come adesso, un po' secchione. Dicono che c'è la nemesi storica. Mio padre era un artista, mia mamma anche ama l'arte, si sono incontrati facendo appunto questo corso di recitazione. Quindi nella nemesi storica io devo essere quella invece Quindi sua precisa, figlia sarà studiosa. l'artista.